debiti, come noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Nel terzo mistero. La luce perpetua. Ciao. Ciao, saluta. Ciao. Ciao. Ave Maria.
celebreremo la Santa Messa e poi partiremo per la Folgorata. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Siamo qui davanti alla Cappella di Santa Giusta per raccogliere alcune piccole testimonianze accanto ad alcune persone che in un modo o nell'altro si sono rese presenti e si rendono presenti per questa festività. Innanzitutto chiediamo soltanto, insomma, il motivo della presenza. La signora viene da Termoli, però quest'oggi si trova qui a festeggiare insieme a noi Santa Giusta. Come mai? Perché anche se vivo a Termoli sono molto legata a questa festa. Mi ricorda specialmente l'infanzia e l'adolescenza, quando venivamo a trascorrere tutta la giornata qui a Santa Giusta, e poi la devozione della Madonna, gli scavi che c'erano sotto alla chiesa, e c'era Don Peppe, il nostro parroco d'allora, che ci portava noi ragazzine e ci raccontava la storia di Santa Giusta e di Santa Rufina. E queste cose sono rimaste tantissimo nel mio cuore. Infatti io non passa anno che non venga, e se non vengo mi sento come se una parte di me non c'è più, perché sono legata tantissimo, e non soltanto a questa festa ma anche a tutte le altre feste del paese e al paese. Va bene, grazie. Abbiamo un'altra presenza da più o meno equidistante, dai, se vogliamo, da Campobasso, però anche oggi presente in questa festività. Io mi associo a quello che ha detto la mia compagna d'infanzia, perché qui abbiamo trascorso bellissimi momenti sia dell'adolescenza che della gioventù, e si rimaneva tutta la giornata per onorare la Madonna. E quindi ogni anno io ritorno volentieri e partecipo a questa bellissima festa. Grazie. Grazie a te. E abbiamo infine la nostra animatrice liturgica. Io mi permetto di aggiungere che anche con la pioggia e la neve la nostra cara Giulia è sempre presente nelle nostre celebrazioni. Ecco, Giulia non ha origini di Castelbottaccio ma è molto legata a questa nostra comunità, e glielo facciamo dire a lei. Sì, io non posso dire niente dell'adolescenza perché non sono di Castelbottaccio, sono nata a Guardialfiera, però da quando sono venuta a Castelbottaccio non ho mancato nessun anno di venire a questa festa. La processione, tutte le cose che si fanno, vende le candele, sono gioiosa di fare questo lavoro, è una missione più che altro per me, e quindi sono molto contenta, questo posso dire, perché non sono nato a Castelbottaccio. Va bene, grazie. Noi proseguiamo la nostra panoramica perché abbiamo anche oggi la fortuna e il piacere, dopo un po' di tempo, grazie.
Noi abbiamo anche la possibilità di, come dire, di scambiare qualche chiacchiera con i fratelli Anni Ruberto, che sono marmisti qui vicino a Lucito e che qui a Castelbottaccio ci hanno aiutato tanto anche a preparare e a sistemare alcune cose in Chiesa Madre che poi andremo a vedere anche qui nell'area di Santa Giusta, ma lasciamo la parola a loro. Innanzitutto a Ludovico. Ecco, come mai questa presenza qui? Allora, noi siamo molto devoti a questa festa, ogni anno veniamo qua a partecipare alla festa, abbiamo fatto anche lavori qua alla chiesa di Santa Giusto e anche alla chiesa madre perché ci teniamo a Don Michele e al paese. Beh, grazie. Abbiamo anche Mauro che insomma lavora insieme al fratello Ludovico e che ci hanno permesso di avere questa bellissima testimonianza. Salve, sono le 11:30 del 22 agosto 2016, una giornata non splendida da un punto di vista meteo, però caratterizzata da questa processione nella quale, soprattutto nell'ultimo tratto, abbiamo avuto la possibilità di godere di quel po' di sole che ci ha permesso di arrivare fin qui, come ogni anno, nella cappella dedicata alla Madonna di Santa Giusta. Siamo quindi a Castelbottaccio. Provincia di Campobasso, siamo sulla collina di Santa Giusta che si erge a 650 metri sul livello del mare. Questo luogo è stato caratterizzato da un itinerario storico del tutto particolare. Qui anticamente si riteneva che i pastori sanniti celebrassero i culti di Ercole, anzi che questa cappella inizialmente sia proprio sorta come un santuario di Ercole. Nel periodo successivo, parliamo dell'epoca romana, sorse una villa dirimpettaia a quella che si trova nel territorio di Morrone del Sannio, fin quando poi inizia la presenza cristiana. Sono stati scoperti documenti in cui si attesta la presenza di monaci basiliani, innanzitutto, e successivamente di eremiti. Nel periodo aragonese, questa cappella fu consacrata alle sante Giusta e Rufina Sivigliane, fabbricatrici di stoviglie, per cui poi sorse questa devozione che ritroviamo tuttora e che caratterizza la fede e la devozione di questo popolo. La cappella è nata nel 1591. Nel 1910, quando si è iniziato a celebrare la festa, sono iniziati i lavori di restauro, completati poi nel 1917. Perché si fa questa processione? Si fa per tornare qui in questo luogo caratteristico che ha dato tanto e che dà tanto a questa nostra comunità, ma anticamente il rito veniva fatto soprattutto da parte delle donne per chiedere la fecondità e la fertilità. Questo è il motivo originario per cui si celebrava questa processione e questa festa. Qui accanto, ma ci andremo tra poco, l'istituto che è opera di Don Giuseppe De Letis, sacerdote morto 31 anni fa nel 1985, che ha voluto arricchire questo luogo di una spiritualità che è rimasta ancora nelle generazioni. Siamo all'interno della cappella dedicata a Santa Giusta e ci sono alcuni elementi che vanno ricordati. Innanzitutto, questa piccola testimonianza dell'ultimo restauro, per cui la cappella la vedete così com'è, tutta intonacata e ridipinta, completato il 29 giugno del 2013 con un operato gratuito da parte di alcuni uomini. E qui mi permetto di sottolineare questa bellissima usanza di Castelbottaccio che esisteva già ai tempi dell'Istituto di Santa Giusta, quando gli operai venivano a offrire la propria giornata, la offrivano quindi gratuitamente. E questa tradizione si è potuta ripetere molti anni dopo, grazie alle maestranze dei nostri muratori ancora qui presenti. Nel restauro della cappella noi ci ritroviamo anche con alcune immagini delle Via Crucis,
di ignota provenienza, devo dire, queste le ho trovate all'interno della Chiesa Madre in uno dei depositi e ci sembrava giusto arricchire questa cappella anche di tali elementi. C'è poi una persona di Petrella che ci ha offerto un'acqua santiera, la signora è riuscito nei tempi che furono, perché si legge a malapena una data, però siamo certi che si tratta dell'inizio del XX secolo. Proseguendo, ecco, possiamo notare i vari elementi del restauro con questi capitelli che sono stati ridipinti da un pittore del posto. C'è il portale anche che è stato restaurato, i banchi, almeno quelli che si sono potuti recuperare, il resto è quello che c'era. L'altare, il leggio, questo risale ad alcuni decenni fa. Notiamo anche, avanzando verso l'area presbiterale, oltre all'ambone e all'altare di cui abbiamo parlato, di una statua della Madonna di Lourdes offerta da un signore del Belgio, anzi la Madonna di Bannò, se dobbiamo essere precisi, l'altare del Santissimo Sacramento, che ovviamente qui non si può riporre per ovvi motivi. Procedendo nell'area absidale, notiamo una tela, o meglio la riproduzione di una tela. Questa è una copia di un'opera in originale, conservata in altro luogo, del pittore Arnaldo Delisio, pittore che ha operato nella prima metà del Novecento, originario di Castelbottaccio, il quale tra le sue opere ci ha voluto dare un'interpretazione di Santa Giusta. Quindi in alto vediamo la Madonna del Carmelo con lo scapolare, sotto le sante Giusta e Rufina che godono di questa visione, e poi i vasi, che è un culto legato appunto a queste sante. Al di sopra una scritta che risale al 1929, quindi al primo restauro di questa cappella, gloria alla gloria del Libano, al decoro del Monte Carmelo, alla Vergine Madre dedicato nel 1909, ornato, quindi completato nel 1929. Questo ci fa comprendere come all'inizio del Novecento questa cappella ha cominciato a vedere la luce di cui godiamo tuttora. Grazie ad alcuni amici siamo riusciti, dopo tanti anni e tante tribolazioni, a ripristinare l'impianto campanario qui nella Cappella di Santa Giusta. C'è stato chi ci ha offerto l'apparato, chi ha ripristinato qui l'impianto elettrico, di modo che possiamo godere a mezzogiorno, in tutte le giornate, con la scampanata solenne nel giorno di Santa Giusta, di questo impianto, proprio per ricordare anche agli abitanti che vengono qui ad affacciarsi che c'è questo richiamo per questa devozione così speciale. Accanto alla tela fatta nel 1909 da Arnaldo Delisio, noi abbiamo in questa cappella, l'abbiamo portata in processione, questa statua della Beata Vergine del Monte Carmelo con i suoi scapolari, che quest'anno ha avuto un elemento in più, e cioè questo arco illuminato che, se Dio vorrà e la Madonna ci accompagnerà, potremmo ammirare questa sera, proprio perché una delle esigenze era quella di mettere in evidenza la Madonna che esce in processione. Abbiamo sperimentato varie forme, ma con questa stasera, grazie anche all'offerta di un generoso contribuente, dovremmo riuscire a fare questa processione in maniera ancora più bella. Fino a qualche decennio fa, questa traccia che ora vedete era un ingresso con un piccolo sotterraneo fatto di qualche gradino, dove si andava anche ad attingere acqua, perché questa collina per molto tempo è stata caratterizzata dalla presenza d'acqua. Poi, per ovvi motivi di sicurezza, la cosa è stata rinchiusa, è stata coperta. Questo è avvenuto attorno agli anni 90.
Nei decenni passati, quindi fino a 30 anni fa più o meno, c'era anche la possibilità di attingere acqua a questa piccola fonte che prima veniva nutrita di acqua sorgiva, poi in un secondo momento attraverso delle cisterne e adesso si trova in uno stato di abbandono. Però è una testimonianza storica che ci sta a raccontare questa, che sta a raccontare questa devozione che passava anche attraverso il simbolo e il valore dell'acqua. Una delle opere che abbiamo voluto qui a Castelbottaccio per sopperire a una mancanza, che era semplicemente quella di celebrare la Santa Messa all'aperto in luoghi diversi, con tavoli di plastica e quant'altro, è stata proprio l'esigenza di avere un qualcosa di più stabile per questa ricorrenza annuale. Allora, grazie alle maestranze del posto, a un marmista che in modo particolare si è dedicato con dei trasporti, siamo riusciti a realizzare quanto segue. Innanzitutto questa base dedicata alla Madonna, in cui viene appunto qui posta prima e durante la celebrazione della Santa Messa per poi partire in processione. Il marmista è stato così gentile da farci anche un pavimento delle basi di supporto e ha realizzato questo ambone proprio per dare la giusta dignità alla parola di Dio, alla parola del Signore, e successivamente, anzi nello stesso momento, negli stessi giorni, ha realizzato anche questa specie di sede per far star comode anche i nostri bravi ministranti e anche e soprattutto questo altare con i suoi spazi dedicati e con la sua dignità. Abbiamo intervistato i marmisti di Lucito, ecco, loro hanno posto l'ultimo pezzo, l'hanno lavorato proprio per permetterci una celebrazione bella e dignitosa ogni anno. Qui davanti, accanto alla cappella, possiamo ammirare questa maestosa quercia che è veramente uno dei simboli di Castelbottaccio, aggiungerei fortunatamente poco conosciuta perché ha avuto le sue peripezie. Ad esempio negli anni 60 si attesta di un incendio a cui questa quercia miracolosamente è scampata. Al di sotto, quasi a nasconderla da occhi indiscreti, c'è questa cappella dedicata alla Madonna di Santa Giusta, fatta da un muratore del posto, in cui ho voluto inserire insieme ad alcuni collaboratori un'immagine della Madonna di Santa Giusta. Perché? Perché questo simulacro per tutto l'anno si trova giù in paese e allora è bello, magari per chi viene durante l'anno qui ad affacciarsi, a ritrovare l'immagine. Questa edicola è contornata da alcune pietre che alcuni ritengono siano un po' i residui dell'antichità di questo posto, del periodo romano. Accanto a questa immagine, dinanzi a questa immagine, ogni fedele qui può venire, pregare, sostare in silenzio, chiedere a Dio in questa cornice così bella e così silenziosa di esaudire i propri desideri dinanzi alla Madre di Dio. Ecco, ci siamo dinanzi a quel che resta dell'istituto dedicato a Santa Giusta, voluto dal sacerdote Don Giuseppe De Letis, che come ricordato è deceduto 30 anni fa. Questo istituto è stato costruito, potremmo dire, pietra su pietra, grazie
all'opera volontaria dei moratori del posto, grazie alle offerte raccolte da Don Peppe anche in Argentina. Ed è una struttura che ha funzionato parecchio negli anni 70, ha ospitato vari gruppi, da qui alcuni ragazzi che hanno vissuto l'esperienza del campo scuola, oggi sono sacerdoti, sono laici impegnati in parrocchia, sono persone che nel loro cuore, anche se magari non più vicini alla Chiesa, alla fede come erano anni fa, hanno conservato un bellissimo ricordo. La struttura è fatta di due palazzine adiacenti, una delle quali purtroppo rovinata durante il terremoto. Abbiamo cercato di recuperare per quel che è possibile questa struttura e lo facciamo ogni anno attraverso questo momento conviviale. Abbiamo il momento, diciamo, dei panini, delle bibite, insomma l'intrattenimento fatto a opera, e ringrazio di cuore del Comitato Festa e soprattutto di alcuni volontari che permettono il corretto svolgimento di questa manifestazione. Questa strada che porta alla Cappella di Santa Giusta oggi, come la vedete, è asfaltata, quindi rispecchia i canoni moderni. In realtà sotto questo asfalto ci sono delle pietre portate da alcune donne all'inizio del Novecento, che con i cesti le hanno caricate, queste pietre sono dei cesti, questi cesti sono andati sulle loro teste e pian piano dal paese sono partiti e hanno collocato queste pietre fino alla cappella per rendere questo luogo sacro, asfaltato in un secondo momento, ma senza dimenticare la traccia storica che ha reso questo luogo ancora più bello, ancora più forte di devozione per questa popolazione. Siamo nella zona alta del paese, purtroppo non ci riusciamo ad avvicinare per motivi climatici, però l'operatore ci ha fatto la gentilezza di inquadrare una croce su un colle. Quello viene ritenuto il primo insediamento abitativo di Castelbottaccio, il cosiddetto Colle Buono, a 701 metri sul livello del mare, è chiamato anche nel Medioevo Colle Jonata, di cui si attesta, almeno in quell'epoca, circa 105 abitanti. Come vi accennavo, c'è una croce a ricordare questo primo insediamento e qui riusciamo a comprendere anche un detto dialettale di Castelbottaccio, un modo di dire di questo paese. La strada ripida che si chiama Monte Palarocchi, si andava praticamente verso il colle su questa rocca perché ci sono i resti di una torre circolare di epoca angioina. Quindi questo primo insediamento che è stato abbandonato fu dovuto per un motivo, perché all'epoca c'erano le invasioni dei saraceni che venivano soprattutto dalla zona di Castellino, quindi quell'insediamento era un po' una difesa, un posto sicuro dove andarsi a riparare. Poi quando arrivarono i normanni, che diedero un po' di tranquillità a questo luogo, la gente man mano cominciò a spostarsi più verso la pianura, più verso la zona del Calvario che tra poco andremo a vedere. Ci troviamo nella zona attualmente dedicata al Calvario, caratterizzata da queste tre croci, perché ogni anno il Venerdì Santo si viene fin qui in processione. Questo è il secondo centro abitato di Castelbottaccio, siamo a 660 metri sul livello del mare, quindi la popolazione da Colle Buono o Colle Jonata in un secondo momento si è qui trasferita. Questa zona è stata talmente popolata nel corso dei secoli che addirittura qui c'è stato un secondo sindaco, c'era un sindaco nella parte bassa del paese e un sindaco nella parte alta. Questa zona è stata denominata nel tempo inizialmente Acqua Buttaccio, perché? Perché in questa zona si riprendeva il nome di Buttaccio, che significa fossa, con l'acqua attorno. Perché l'acqua? Perché questa era la zona nevosa, la zona della Niviera, dove quindi c'erano anche le lastre di ghiaccio che poi servivano durante la stagione calda e che insieme all'acqua che appunto si accumulava faceva da difesa naturale.
C'è un particolare, proprio qui su questo colle, il sindaco dell'epoca del 1830, Ercole Delisio, che era appassionato di storia, di archeologia, qui ha rinvenuto una lapide, che andremo a vedere tra poco, dedicata a San Giacomo, perché qui c'era una cappella dedicata all'Apostolo del Signore, a San Giacomo, poi appunto collocata in un altro luogo. Attualmente ci sono tre croci, un po' moderne perché anticamente, prima di queste tre croci, ce n'erano altre fatte con il materiale argilloso che però poi sono state tolte, non sappiamo se rubate o riutilizzate per la fabbrica della Pincera, che era una delle attività economiche di Castelbottaccio, e quindi sono state sostituite dalle attuali che ora vediamo. Abbiamo nel muro, nella parete di questa masseria, abbiamo questa piccola testimonianza, una lesena con un volto umano scolpito. Non sappiamo d'onde viene e cosa rappresenta. A me verrebbe da ipotizzare addirittura la raffigurazione di un santo, perché questi esempi di questo genere sono ad esempio in capitanata nei monasteri. Però non possiamo azzardare ipotesi, diciamo che è un pezzo di storia che è rimasto qui evidenziato nel corso del tempo e volevamo renderlo fruibile anche a coloro che vedranno questo video. Ci troviamo nella parte media del paese, non bassa, e questo era il luogo, la piazza che divideva le due parti del paese, che oggi ovviamente sono un'unica realtà. Questo luogo in principio si chiamava Largo Santa Caterina, aveva una cappella qui dedicata, che poi nel 1881 ha avuto un'ulteriore dedicazione a Piazza Municipio, fino a quando in epoca fascista questa piazza è diventata Piazza della Vittoria. Questo luogo da Largo Santa Caterina si è poi chiamato in un secondo momento Largo Piazza di San Rocco, perché la chiesa attualmente è dedicata a San Rocco. Durante il periodo del terremoto, quando la chiesa madre era chiusa per restauri, qui venivano celebrate le sante messe, i sacramenti, qui si svolgeva l'attività parrocchiale. Siamo in Piazza della Vittoria, nella piazzetta dove le persone si intrattengono per fare due chiacchiere, per attingere un po' di acqua, e qui, come vedete, c'è il simbolo del comune di Castelbottaccio. Questo fu dovuto all'epoca fascista, nel 1930, questo posto prende il nome di Castelbottaccio. Castel sostituisce la dicitura castri o calca o carca. Bottaccio sostituisce la dicitura di buttacciu, che in realtà significava altro, fossa, come ci siamo detti, ma poi è stato fatto questo cambiamento con la botte di cui si è attinto questo simbolo, che è qui presente dal 1930, e quest'anno l'amministrazione comunale ha deciso anche di arricchire con alcuni colori la base di questo manufatto. Thank you.
Vale la pena menzionare questa piccola testimonianza di artigianato, di un'arte che non c'è più a Castelbottaccio, ma ha caratterizzato un po' gli inizi del XX secolo. C'era una scuola di scalpellini favorita anche dalla presenza della cosiddetta morgia carnevale, dove si andavano ad attingere appunto queste pietre per realizzare queste varie opere, e qui ne abbiamo una in particolare molto bella, d'opera dello scultore Vincenzo Niro. Questa famiglia, che poi è emigrata in Argentina, ha avuto una continuità, il figlio Luciano ha realizzato alcune opere che si trovano attualmente presso l'Università di Medicina di Buenos Aires. La croce viaria è un elemento caratteristico del Molise, dei trattori in modo particolare. Queste croci poi col tempo sono state spostate. Qui a Castelbottaccio abbiamo una splendida testimonianza, qui di fronte, una croce viaria che ha alcune date che cercheremo di dire man mano. Innanzitutto dobbiamo specificarne la collocazione. Attualmente si trova in questa parte del paese, quella che una volta erano le scuole, l'ex asilo che ora è una casa per anziani inaugurata poco meno di un mese fa. Questa croce è stata presa dall'attuale piazza della Vittoria. Perché è stata portata qua? Perché si racconta che uno dei sindaci di Castelbottaccio nel secolo scorso ne ha voluto lo spostamento in due fasi, e sia nel 1868 che nel 1872. Nel 1872 poi ci ha collocato una sfera, ma procediamo con ordine. Questa croce si presenta con una base circolare, con un basamento circolare in pietra calcarea uniti con malta. Al di sopra di questo troviamo un tronco conico, che voleva essere l'idea della sfera che rappresentava il mondo, dove riporta la data del 1872, che è frutto dell'ultimo spostamento, come vi dicevo, ad opera dell'allora sindaco Vincenzo Delisio. Al di sopra di questo abbiamo la base di un altare sacrificale, che probabilmente deriva da quell'antico tempietto dedicato ad Ercole, dove i pastori celebravano i sacrifici animali. Dal mondo pagano al mondo cristiano segue quindi un'elegante colonna di forma rettangolare di parallelepipedo, dove c'è scritto Anto de Ciro fisso, sembrerebbe. Invece si tratta di Antonio de Ciro, si dice De Ciro secondo alcuni, De Cristofero secondo altre testimonianze, e Fefece nel 1550, a testimonianza che l'artigianato a Castelbottaccio non è soltanto una questione del secolo scorso. Al di sopra possiamo ammirare questa croce di derivazione medievale, con tratti di epoca bizantina, perché al di sotto troviamo il teschio, simbolo di Adamo, il Cristo crocifisso con ai lati della croce le figure della Vergine Maria e di San Giovanni, e al di sopra il simbolo della Trinità. La colomba dello Spirito Santo si vede in particolar modo, e al di sopra una sfera che rappresenta Dio Padre. L'altro lato della croce è caratterizzato dal Cristo trionfante, apocalittico, contornato da quattro figure, tre di animali e una umana, che stanno a rappresentare i vari evangelisti. L'interpretazione dello scultore, più che riprendere i simboli attuali degli evangelisti, è stato quello di donarci queste tre figure di animali, quasi a volerci riprendere il bestiario del Cristo, e questo è ciò che non si vede frontalmente, ma bisogna girarci attorno per notare tali caratteristiche. Grazie.
Ci troviamo nella periferia di Castelbottaccio, in un luogo che per alcuni decenni ha dato una forte spinta all'economia di questo posto. Qui sorgeva l'antico pastificio Mille Spighe, i cui macchinari poi furono venduti all'attuale Molisana, che si trova a Campobasso. Questa azienda è sorta negli anni, tra gli anni 40 e gli anni 50, ha funzionato, ripeto, per alcuni decenni, esattamente fino al 1977, ed è stato negli anni d'oro della crescita economica italiana, ha dato veramente un grande impulso alla vita economica del paese e anche alla vita sociale, perché ha rappresentato anche il richiamo dei paesi limitrofi per venire qui a lavorare. Sulla strada provinciale per Lucito si trova l'attuale cimitero. Dico l'attuale perché in realtà a Castelbottaccio, durante il periodo francese, fu costruito un primo cimitero che si trova qui a valle, in un luogo non più praticabile, si incrociava nell'antica strada per Lucito. Poi, cambiata la strada per Lucito, fu ricollocato anche il cimitero, ne fu costruito uno nuovo che da qui possiamo vedere. Siamo nelle vicinanze di una delle risalite per il Colle di Santa Giusta e qui nella periferia di Castelbottaccio, o meglio sulla strada che porta a Lucito, dopo il cimitero, possiamo scorgere questo edificio ormai diroccato che una volta, mi hanno segnalato, era il lanificio, che è stato attivo come il pastificio negli anni del boom economico e poi, per ovvi motivi che possiamo immaginare, con il cambiamento anche dell'economia, è stato poi abbandonato. Siamo dinanzi a un altro luogo che richiama la fede del popolo di Castelbottaccio, siamo dinanzi all'attuale cappella dedicata a San Oto. Questo luogo in realtà nel periodo aragonese è servito anche da fossa comune, perché la pestilenza aveva provocato una serie di vittime, per cui, non sapendo dove andare a seppellire questi morti, fu sfruttata anche quest'area. Nel 1893 l'allora arciprete Don Gennaro Piedimonte, il quale scriverà la prima storia di Lucito, questo arciprete pose la prima pietra. Sei anni dopo, nel 1899, la cappella fu completata. Negli anni poi arrivò a uno stato di abbandono, tanto che fu abbattuta e ricostruita completamente tra gli anni 1989 e 1990 sotto il sindaco Mario De Rosa e il parroco Don Giacomo Di Cecco. Attualmente la cappella si presenta con questa pianta, questa struttura e conformazione. All'interno c'è una statua di San Oto, un piccolo altare. Qui il 30 luglio di ogni anno si viene a celebrare la Santa Messa all'aperto. Il giorno di San Oto per la comunità di Castelbottaccio è il 15 aprile. Questa data forse richiama un po' il San Ottone Frangipani, per cui negli anni c'è stato anche un gemellaggio con Ariano Irpino, e richiamava probabilmente anche il periodo della transumanza, perché qui si ritiene che fosse anche un luogo, se non del tratturo, ma perlomeno nelle vicinanze. La festa principale è quella del 30 luglio, che tra l'altro viene celebrata anche dagli argentini, o meglio dagli orundi di Castelbottaccio che si trovano in Argentina e che celebrano appunto questa solennità. Un altro elemento che va sottolineato è che negli anni qui era stata istituita una fiera. Prima, come avviene ancora in alcuni paesi come Jersey, si portavano i covoni di grano, adesso il tutto si è ridotto, si è diventato in maniera più sobria alla celebrazione che si fa all'aperto con le statue di San Oto e dalla Madonna delle Grazie il 30 luglio di ogni anno. Altro elemento che volevo sottolineare:
Nei lavori di restauro recenti è stato sostituito il portale in legno perché era completamente corroso, e sostituito appunto da questo in alluminio con effetto legno, sia per dare dignità a questo luogo sacro, sia per evitare la manutenzione del legno che con il passare del tempo era diventata un po' troppo costosa. Ci troviamo ai piedi del campanile dell'attuale chiesa parrocchiale. Ai piedi di questo campanile ha inizio una via che si chiama Via della Salute e che rappresenta la penultima, potremmo dire, fase del centro abitato di Castelbottaccio, quella che va sotto la denominazione di Case Nuove. Colle Case Nuove, perché su questa strada all'inizio del Novecento hanno cominciato a costruire delle abitazioni, tra cui Dilisio, che poi si sposteranno di fronte al Palazzo Baronale, la residenza di Gennaro Deoto, ma qui le tracce della costruzione, oltre prima dello splendore dell'inizio del XX secolo, si ha già nei tempi passati. Ad esempio, più giù, più precisamente presso la contrada cosiddetta Cannavina, si raccontano le cronache storiche che un vescovo di Guardialfiera era solito dimorare, quindi abbiamo anche le tracce, almeno documentate, di una residenza vescovile. In modo particolare, al di sotto di questo campanile di Via della Salute, o contrada con le Case Nuove, come preferite, abbiamo una presenza particolare qui relegata a una parete. Questa specie di omino, questa figura umana non meglio definita, che è qui da diverso tempo e che sembra quasi, come dire, guardare verso il sole che tramonta, il suo sguardo è rivolto verso ovest, probabilmente fa parte della chiesa madre, della chiesa parrocchiale, poi magari è stato tolto e ricollocato in altra posizione a perenne memoria. Ci troviamo nella cappella dedicata a Santa Giusta, la Madonna del Carmelo, questa piccola cappella che fu voluta da un certo Francesco Santillo nel 1854, motivo per cui in paese, in dialetto si dice la cappella del Cic Santella, proprio per ricordare questo benefattore. Qui nella nicchia centrale, nell'unica che c'è, viene conservata durante tutta la stagione invernale, praticamente per tutto l'anno, tranne il mese di agosto, viene conservata a devozione dei fedeli la Madonna del Carmine, quella che oggi abbiamo portato nella cappella di Santa Giusta. È discretamente tenuta, la sua fortuna è che è nei pressi della Chiesa Madre, quindi è un luogo di passaggio e fa anche piacere quando le persone vanno verso la Chiesa Madre che guardano qui verso la Madonna di Santa Giusta e si fanno il segno della croce in segno di devozione. Thank you.
Dinanzi alla Chiesa Madre vale la pena ricordare quella che è la terza fase della costruzione di questo centro abitato, questo che prende il nome di Calca Buttaccio, da calca che significa roccia e da buttaccio che significa fossa, proprio perché questo centro abitato in origine era un costone di roccia con un fossato attorno, quindi una difesa naturale che, per cui alcuni abitanti appunto hanno iniziato a costruire. Qui ci troviamo a 600 metri sul livello del mare. Questo luogo è stato denominato in vari modi. Originariamente da Calca Buttaccio si è passato a Carca Buttaccio nel periodo aragonese, fino ad alcune testimonianze in documenti ecclesiastici che la chiamano addirittura Castri Buttacci. Ad esempio nella erezione della collegiata canonica nel 1728. Sempre in questo periodo, nel XVIII secolo, dopo il feudalesimo, dopo appunto, anzi potremmo dire con i residui di feudalesimo, si instaurano i baroni, e le cronache storiche ci raccontano dei baroni Ferri in modo particolare, i quali, sia Lucido che qui a Castelbottaccio, spadroneggiavano, insomma opprimevano un po' la gente. Da lì si passa un'altra dinastia, quella dei Cardoni, i quali invece si mostrano molto più sensibili nei confronti del popolo, ma anche e soprattutto della Chiesa. Concordano varie opere col vescovo Moscarelli, che all'epoca a Guardialfiera reggeva la diocesi di cui Castelbottaccio faceva parte. È un periodo in cui, per sopperire alle necessità dei poveri, nascono i Monti di Pietà, il Monte Frumentario, che erano degli istituti di credito ante litteram per la semina del grano, per permettere alla popolazione povera di avere un sostentamento minimo. Nello stesso periodo ci sono alcune diatribe tra vescovi e baroni. C'è anche un periodo di miseria, perché il popolo di Castelbottaccio era costretto a pagare due tipi di decima, le decime feudali ai baroni del posto e anche le decime ecclesiali. Nel periodo francese, quindi parliamo del XIX secolo, anche con la soppressione della diocesi di Guardialfiera, si inizia a far guerra ai baroni con delle cause per far loro espropriare dei terreni e delle proprietà che nel frattempo si erano acquisiti, e quindi la popolazione torna ad avere un po' in mano la situazione e a costituirsi la proprietà privata. Facendo un breve salto al secolo successivo, siamo all'inizio del XX secolo, la crisi provoca una prima forte emigrazione in Argentina, e siamo nell'anno 1900, e poi a causa dell'analfabetismo, non ci dimentichiamo che l'Unità d'Italia era stata costituita da poco meno di un cinquantennio, era ancora vivo non solo il problema del brigantaggio ma anche quello dell'analfabetismo, motivo per cui il sindaco dell'epoca nel 1905 decide di istituire la scuola serale per gli adulti, almeno per imparare a leggere e a scrivere. Siamo all'interno dell'attuale chiesa parrocchiale, e sulla parete della navata destra il visitatore potrà notare questa scritta. Realizzata sotto il vescovo di Guardialfiera Gianluca Moncalvo dall'arciprete di Castelbottaccio dell'epoca Giuseppe Fiorentino, perché il vescovo, insieme d'accordo con l'arciprete, avevano rinvenuto il documento della fondazione di questa chiesa, che è nata come Cappella Normanna nel 1178, era una testimonianza solo cartacea, il vescovo volle lasciare questa traccia lapidea, e meno male perché il documento cartaceo nel frattempo è scomparso. Ecco, questo documento dice che nell'anno del Signore del 1178, con i vescovi Luigi di Guardialfiera insieme al venerabile Goffredo, vescovo di Termoli, e a tal proposito nella cronologia dei vescovi di Termoli questa è l'unica testimonianza in cui si parla di questo Goffredo, consacrarono questa chiesa in Santa Maria in Castro,
qualcuno traduce nel campo, vocatur, quindi chiamata, Calcabottaccio, ecco, facciamo riferimento alla località. Nel mese di maggio, quindi, fu consacrato mettendo nell'altare le reliquie dei santi Nicandro e Marciano. Quindi questa lapide è veramente una testimonianza eccezionale, unica, ci dice l'anno di consacrazione, chi l'ha consacrata e le reliquie dei santi sotto l'altare principale. Probabilmente in epoca medievale i normanni, avendo dato alla popolazione qui del posto una maggiore tranquillità, li portarono a scendere sotto quella zona di cui ho menzionato prima, Acquabottaccio, dove c'era l'antica chiesa di San Giacomo Apostolo, e qui quest'altra zona detta Calcabottaccio, in cui fecero questa cappella dedicata a Santa Maria, che poi con il corso del tempo è diventata la chiesa madre o chiesa parrocchiale. All'ingresso della navata sinistra, quindi nel lato opposto alla lapide di cui prima abbiamo parlato, ritroviamo alcuni elementi. Si può notare il fonte battesimale del XVIII secolo, commissionato dal vescovo Monsignor Zaini o Zaini, il quale ci ha consegnato, probabilmente ad opera di uno scultore del posto, questa splendida testimonianza. Possiamo attribuire a lui il manufatto per lo stemma che si trova nella base della vasca battesimale. Immediatamente qui vicino possiamo ritrovare una base di cero pasquale su cui i marmisti di Lucito, di cui abbiamo fatto prima menzione, l'hanno voluto donare alla Chiesa, e c'è la caratteristica tipica dei tempi monacali del tralcio a vite, proprio per rappresentare il legame tra Cristo e i suoi discepoli. Immediatamente nelle vicinanze possiamo scorgere un altare dedicato a Santa Lucia, alla Santa Vergine Martire Lucia. Questo altare e questa statua Giuseppe d'Elisio, per grazie ricevute perché lo protegga, divotamente sacra l'anno 1853, quindi abbiamo l'anno di fondazione di questo altare, probabilmente la statua risiede a quell'epoca, però dobbiamo aggiungere un altro particolare. Tra le chiese di Castelbottaccio, oltre a quella di Santa Caterina in piazza, poi divenuta San Rocco, quella di San Oto, di San Giacomo al Calvario e la cappella della Madonna del Carmine, viene menzionata una cappella dedicata a Santa Lucia con dei beni. Probabilmente in un tempo successivo questi beni di Santa Lucia sono stati trasferiti nell'attuale chiesa parrocchiale, e per ricordare l'evento è stato a lei dedicato quest'altare che possiamo ammirare. Proseguendo sulla navata sinistra possiamo ammirare dietro questo splendido crocifisso la statua di San Giuseppe. Purtroppo i più esperti noteranno che il bambino ha uno stile diverso, perché quello originario nel tempo è stato rubato. La statua di San Giuseppe è opera di un artista molisano di Zinno, che ha lasciato diverse opere in Molise, e questa statua è stata commissionata dall'allora arciprete Rainelli nel 1780.
sempre in chiesa parrocchiale, nell'area presbiteriale, tra le tre nicchie ce n'è una in particolare che va menzionata, quella dove si trova la statuetta di Sant'Antonio di Padova. A questo piccolo simulacro è legato un evento miracoloso avvenuto il 12 gennaio del 1707, quando da questa statua, raccontano le cronache, uscì un liquido miracoloso, per cui si gridò al miracolo e venne rafforzata da quel periodo in poi, in modo particolare, la devozione al Santo di Padova. Ci troviamo nell'attuale sacrestia, questo luogo ha avuto destinazioni diverse col passare del tempo, ci è stato testimoniato dai documenti antichi che qui i padri Certosini, forse attestando quindi una presenza monacale in tempi ormai molto lontani, erano i custodi di un cimitero che stava proprio sotto questo locale. L'attuale sacrestia ha alcune presenze, se così possiamo chiamarle. Una è una statua dedicata a Santa Giusta che si trovava sul colle e poi è stata riportata qui in Chiesa Madre perché le intemperie l'hanno danneggiata. E poi c'è quest'angolo in cui c'è la mappa delle diocesi abruzzesi e molisane nel XIV secolo, in cui ovviamente è evidenziata anche l'antica diocesi di Guardialfiera. In altri quadri abbiamo la cronotassi dei vescovi di Guardialfiera, di Termoli, di Termoli Larino, e la spiegazione della collegiata di Castelbottaccio con la serie dei parroci. Io non so se questo sia un primato, però nella chiesa di Castelbottaccio c'è stato quell'arciprete di cui prima ho menzionato, Rainelli Girolamo, che c'è stato dal 1775 al 1792 e ha commissionato la statua di San Giuseppe. Poi un omonimo, sempre Rainelli Girolamo, è stato arciprete dal 1871 al 1932. A conti fatti si tratta di praticamente 70 anni, credo, 60 anni, insomma, 61 anni. In pratica una vita dedicata alla popolazione di Castelbottaccio. Ripeto, non so se questo sia un primato, ma abbiamo questa testimonianza importante. Proseguendo nel nostro itinerario, in alto sul mobile, abbiamo una piccola testimonianza che proviene dalla chiesa in piazza. Il mio predecessore l'ha spostata qui per ovvi motivi, ed è una statua di Santa Filomena attorniata da due angeli. È un'opera in cera, quindi particolarmente delicata. Proseguendo nel nostro itinerario, abbiamo una testimonianza unica nel suo genere, una foto accanto al mobile in bianco e nero, anzi sembra più effetto seppia data la sua antichità, che riprende, questa era una foto piccola in origine che poi è stata ingrandita il più possibile, è la ripresa di una processione del 31 luglio del 1926 con le statue della Madonna delle Grazie sulla sinistra, di San Otto sulla destra. Si può notare all'epoca come si vestivano le persone, come si vestivano i ministranti all'estrema sinistra, e anche la statua della Madonna che già dai tempi aveva le sue belle corone e il suo bell'oro sfavillante che tuttora abbiamo, anzi col passare del tempo è stato addirittura arricchito. Proseguendo nel nostro itinerario, al di là degli elementi funzionali che possono essere un orologio, un impianto elettrico, il microfono, guardando verso il crocifisso di chiara fattura settecentesca, notiamo un altro oggetto dello stesso periodo, e cioè il lavabo, che è un elemento caratteristico di un po' tutte le chiese del XVIII secolo, che serviva come appunto preparazione per la Santa Messa. Ed infine, proseguendo con il nostro sguardo, al di là dei quadri sulla destra, di un quadro in modo particolare realizzato alla Madonna delle Grazie, che è una bellissima interpretazione, fortunatamente è rimasto come testimonianza nella nostra chiesa,
osservandolo, continuando appunto il nostro piccolo itinerario nella sagrestia, sul lato destro della finestra ci sono due piccoli quadretti che ricordano l'ultimo grande restauro della chiesa fatto nel 1999 e di cui il sottoscritto ha voluto lasciare una testimonianza lapidea che tra poco andremo a vedere. In fondo alla navata destra, accanto all'area presbiterale, c'è la statua di San Oto con i suoi elementi caratteristici, il bastone del pellegrino, l'abito monacale, il teschio e le ossa che indicano l'attesa verso la morte, il crocifisso come legame a Cristo e la Bibbia il legame alla parola di Dio. Questo era un altare dove ai tempi dei canonici si celebrava la Santa Messa e la presenza del tabernacolo lo sta a testimoniare. C'è un'opera del 2010 fatta da una oriunda del paese Nicolina Delisio che riprende il disegno di San Oto attorniato da questi motivi di grano e di vite che ha voluto donare a questa chiesa a segno della sua devozione. Spostandoci sul lato destro c'è la Madonnina che viene portata in preghiera nelle case durante il mese di maggio. E ancora andando verso destra abbiamo un altro elemento tipico del XVIII secolo che, come possiamo dedurre, è stato il periodo in cui conserviamo maggiori oggetti ecclesiastici, e cioè questo confessionale in legno che ormai è in disuso. Continuando nel nostro percorso sulla navata destra, possiamo notare il crocifisso, oggetto del bacio del Venerdì Santo, che quindi una volta all'anno viene portato sulla navata centrale per celebrare questo rito molto sentito durante il Triduo Pasquale, del Venerdì Santo in particolare. Proseguendo nel nostro itinerario, troviamo l'ultima statua di una festa secondaria, e cioè la statua dedicata a San Matteo. Questo altare, da come si legge nella lapide di sotto, fu eretto a proprie spese da Francesco di Lisio a devozione nell'anno 1834. Abbiamo gli elementi caratteristici di San Matteo, cioè il sacco dei denari, sopra la Bibbia, o meglio il Vangelo, per essere più precisi, con questi drappi, il verde e il rosso, che indicano il martirio. Due anni fa, nel 2014, i marmisti Gianni Roberto Di Lucito ci hanno fatto dono innanzitutto di questa pietra raffigurante la Madonna delle Grazie. A loro ho commissionato la lapide sotto questa immagine perché, come nel caso del Vescovo Moncalvo, il quale ha voluto una testimonianza lapidea sulla prima fondazione della Chiesa, il sottoscritto ne ha voluta un'altra per ricordare l'ultima consacrazione della Chiesa fatta il 20 giugno del 1999. Le reliquie dei Santi Nicandro e Marciano non ci sono più, il Vescovo dell'epoca ha voluto quelle di San Timoteo e il parroco sottoscritto insieme al popolo hanno voluto questa lapide a perenne memoria nell'anno 2014. Ci troviamo nell'area sinistra rispetto alla visione frontale del presbiterio. Qui possiamo ammirare una M simbolo mariano con la corona fatta da una volontaria di Apricena
che approfitto per ringraziare, perché si tratta anche di un manufatto apprezzato da molti del posto. Al di sopra di questo c'è il tabernacolo e al di sopra del tabernacolo possiamo ammirare il simulacro della Madonna delle Grazie. Questa statua è una delle più antiche, è stata fatta dall'artista Giacomo Colombo nel 1694 e ha avuto due restauri, uno nel 1867, ha avuto un primo restauro, e un altro nel 1988. Quest'opera è dell'epoca tardo-barocco-rococò, quindi i panneggi sono accurati, il volto della Madonna, ma anche del bambino, esprimono una emotività piuttosto intensa e possiamo vedere questa Madonna delle Grazie, così chiamata perché espone in direzione del bambino, ma anche dei fedeli, il suo piccolo seno per indicarci la sua non solo regalità, ma soprattutto la sua maternità. Di questa Madonna ricordiamo due eventi in particolare. Quello del il fulmine che ha colpito questa statua sul seno, ha rotto un dito anche al bambino, un fulmine del 1888, il 25 giugno, per cui l'arciprete Girolamo Rainelli, quello il più longevo di Castelbottaccio, ha voluto questa cancellata per proteggerla. E di questo evento rimane memoria nella popolazione perché ogni anno il 25 giugno questa Madonna delle Grazie esce in processione. Un altro fulmine c'è stato nel 1967, per cui anni dopo, nel 1988, la Madonna ha avuto un altro restauro. Di questa Vergine delle Grazie non si può aggiungere altro se non la grande devozione del popolo, il suo attaccamento, a tal punto che un ignoto, purtroppo ignoto, sarebbe stato bello conoscerne il nome, ha composto un canto dedicato a lei, Bella Madre, e con le parole di questo canto vorremmo concludere questo nostro intervento, tenendo presente che molte delle notizie attinte sono state riprese dal testo Castelbottaccio nella linea del tempo, pubblicato dall'amministrazione comunale nell'anno 2004. Vi dicevo del canto Bella Madre. Vi leggo alcune parole proprio perché siano un augurio, una dedica e il modo forse più bello per salutarci. Bella Madre, che tu siedi maestosa sul tuo trono, Madre bella, con qual dono oggi vengo innanzi a te. Dolezzanti e fresche rose, t'ho intessuto una corona che depongo, o madre buona, al santissimo tuo pie. De, accetta, o madre cara, mia corona poverella, tu di grazia, tu la bella, santa madre del Signor. Ciao. Grazie. Oi là, Giovanotto, come va? Impegnati? Mario? Si cucina questa salsiccia? È pancetta? Pancetta, würstel e salsiccia. E salsiccia. Patatine. Patatine. Quanto la salsiccia, come vai? Farina. Avete mangiato il panino? Non ancora. Non ancora? Tagliato la salsiccia. Mario ti saluta. Grazie.
Sì. Un saluto alla RAI. Ciao. Mezzo? Sarà un ricordo. Che dai la vita, mi
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Per celebrare degnamente questi santi misteri, in questo luogo così caro a ciascuno di noi, chiediamo perdono al Signore per i nostri peccati. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa, una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si spartisce la preda. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità. Ed è chiamato consigliere ammirabile. Dio. Alleluia. Alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Così noi abbiamo iniziato oggi la liturgia della parola, perché il profeta Isaia voleva portare da parte di Dio un messaggio di consolazione e di speranza a questa giornata della sua famiglia, un'anticipazione di quello che poi sarebbero stati i lager, che forse è stato il punto più basso, uno dei più bassi della cattiveria. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Oggi ho avuto la possibilità, grazie a un collaboratore, di raccontare sotto forma di video un po' le varie vicende di Castelbottaccio. E ci sono stati alcuni particolari che mi hanno colpito. Innanzitutto la capacità di arroccarsi su un colle per difendersi dalle incursioni dei nemici, una caparbietà, una ostinazione così grande da creare vari centri abitati, tutti protetti in modo diverso, dal colle che era protetto di suo perché è il punto più alto, a quell'altra zona della miniera che aveva come protezione la fossa d'acqua, a quella giù in paese che invece aveva un fossato come protezione. A capo significava, senza nulla togliere a questo, i lavori che magari potevano dare a terre comunali, quindi dedicarsi all'attività dell'artigianato, per cui abbiamo tante testimonianze che tutti noi conosciamo. Un altro particolare che mi ha colpito era la miseria del XVIII secolo. Si pagavano troppe tasse, noi oggi ci lamentiamo, ma forse 300 anni fa le cose andavano anche peggio. Decime da pagare, ma quando le decime si sommavano l'uno con l'altro erano il 30, 40, 50, 60% di tasse. Forse a volte giusto giusto ci usciva per mangiare per il nucleo familiare. E per questo luogo incantato che è Santa Giusta. C'è un ultimo particolare che mi piace sottolineare. Ho letto che le donne quali c'è sotto ci sono quelle pietre che sono una testimonianza perenne. Chissà se magari qualcuno di noi un giorno ne tira fuori una, due, cinque, sei, giusto per ricordarci di chi ci ha preceduto e ha reso questa via una piccola via santa. C'è, auguro a tutti voi e per primo a me stesso, di poterla incontrare ogni volta, non solo venendo a Santa Giusta, ma anche in quello che è il pellegrinaggio della nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.
Insieme, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché nella Chiesa la devozione a Maria sia ispiratrice di sentimenti e di opere secondo il cuore di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché i governanti superino, mediante il dialogo e le trattative, ogni ostacolo alla pace e alla concordia tra i popoli. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. O Padre, che in questo sacramento ci hai dato il pegno di redenzione e di vita, fa che la tua Chiesa, con l'aiuto materno di Maria, porti a tutti i popoli l'annunzio del Vangelo e attiri sul mondo l'effusione del tuo Spirito per Cristo nostro Signore. Amen. Siccome questa sera presumo che avremo la processione lunga, vorrei che il gruppo qui partecipe venisse subito dietro la croce, quindi davanti alla statua della Madonna.
subito dietro la Madonna avremo la banda e poi il resto dei fedeli che appunto faranno questo pellegrinaggio. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Nei cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori,
Benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Thank you.
e nemica di ogni potente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Come sapete, domani alle 11 la messa e la processione, in serata il confesso musicale. Buona festa e buona serata a tutti. Eccoci, siamo alla conclusione di questa processione di Santa Giusta, il tempo ci ha accompagnato come lo ha fatto stamattina, abbiamo avuto un po' di problemi col vento, però per il resto è andato tutto bene. Sono in compagnia quest'anno di Giulia, Francesca, Margherita, Antonella e Silvia, che ha detto che come una polla doveva stare in piedi, allora non le andava, quindi con queste splendide immagini noi ci salutiamo, ringraziamo tutti coloro che vorranno vederci, apprezzare questo video e ci diamo appuntamento, a Dio piacendo, al prossimo anno. Ciao a tutti, ciao.